bene? Capisco perché quando arrivo a fare colazione tutti quanti mi guardano come se fossi un narcotrafficante terrorista super spacciatore dell'iperspazio. Bah. Eccolo, adesso va molto molto meglio. Nicola ci ha raggiunto. Raggiunto? Ma come cazzo parlo? È possibile che spingeremo il 10R perché sta in riserva e ha detto no, benzina io la faccio al punto d'incontro. Così. Ci stanno altri 57.000 benzinai lungo la strada, ma lui la deve fare al punto d'incontro. Guarda che figura di merda se devo spingere per Kawasaki per strada, eh? E si è tolta la spia! Davvero? Sì, ogni volta che si accende la spia si toglie. Sei tipo trattrucente. Aspettate che non vi ho fatto vedere se riesco a riprendere Niccolò, eh? Vieni qui! Non mi scappare! Aspettate un attimino, che questo... gli prenda la fuga! Oh, non stiamo a farti te! Io devo far vedere la cosa agli iscritti! Vieni qui! Niente, vabbè, raga, quando si calma mi affianco e ve la faccio vedere. Anche perché adesso c'è la galleria. E la galleria io me la faccio tutta a 90 fisso piano piano. Perché per terra secondo me è uno schifo. Se poco poco vai a dare gas, adesso vi faccio vedere, guardate il traction control. È veramente veramente uno schifo. Sto asfalto è liscio, si sente, la moto ti traballa. Io penso che se disgraziatamente cade una gocciolina di acqua dal soffitto, praticamente è come se stai su una saponetta e noi non vogliamo rischiare. Faccia schiaffi, faccia schiaffi. Fermala! Colle. Ah, non è Niccolò. Ha! Scambiato Niccolò per la 250. Dai, su però! E coglioni! Sotto il sole, sotto il sole, direzione, direzione, quasi quasi mi prendo, non ci penso più, io non ci penso. Ma non è che mi fai provare la tua, ti faccio provare la mia? Non ne ho idea. Abbiamo le stesse leve. No, una prova questa che va una merda che poi da colle danni, eh. Invidioso. Invidioso. E si riparte, siamo in 18, un bel po'. Tra l'altro c'è un altro compagno panicalista con il 1299. Quindi oggi mostreremo supremazia panicale. Ah, ecco che ve lo devo vedere io, lo scarico di Niccolò. Aspettate che gli arriviamo fortissimamente, perché se sente la presenza del panicale mi va in fuga, capito? Invece io... e arrivo proprio sneaky sneaky. Eccolo qui il nuovo scarico SP della Spark in alluminio, bellissimo, tira delle cannonate assurde. Intanto mi si intraversa il camion davanti. Andate cari, andate tutti, che io qui non ci cammino, non mi fido. Asfalto troppo de merda. Oddio! Oh mio Dio! L'ha preso, non l'ha preso. Si è spostato sulla destra, c'è stata la cabina, stava prendendo la cabina, ha schivato la cabina. Porca troia, che smaltita! Sì. È cascato uno! È cascato! Che ti sei fatta la gamba? No, stavo sbattuto un po', mi sembra di essere in un'altra legge. Mi sono fatto un motto qui. Non mi sembra. Ha tremato tranquillo, è normale. Sì, sì, lo so, no, rotta no, però c'ha il livido. Sì, mettiti per terra. Sei rotto. Sei rotto strilli, eh. Sì. No, è il livido, dai. Non mi sono passato da qualche volta. Sì, no, ho frenato, ho scalato, solo che sono stato un capito coglione che non... Vabbè, capita. Io facevo bisogno di qualcuno davanti che... Che attrezzi? Però, raga, quando uscite, stivali, tute, pagato, fa niente. Cerchiamo di spostarla sulla piazzola. Non andare addosso a cosa, non è piega, non è qui. Lo so, andare addosso al guardrail. È piegato il pianoro. Pure il tiro. Ma la mucella è arrivata.
Aspetta, dai, si ferma, devi farmi a cambio. Dai. Sì. Che cavallito? È un giro, eh? Ma non... mettila sul piano. Lasciala al casco. Toto Pia, sì? Sì, sì. Vai, vai. Proprio io. No, lui male no, giusto un po' a delividi sulla gamba. Il problema è che la moto sta messa veramente male male. Devi chiamare il carattrezzi, si è sporto il cerchio, si è storto le forcelle. Questa curva è maledetta. Questa curva è proprio maledetta, sì. Sto è del ragazzo. Grazie. E di che? Ma che sta scherzando? Allora, tutto sistemato, è venuto il carattrezzi che ha preso la moto del ragazzo, adesso lo sta riportando a casa. La moto ha riscontrato dei danni abbastanza seri, perché comunque sia le forcelle piegate, il cerchio piegato, per fortuna le coppe dell'olio tutto a posto, le carene rovinate. Ovviamente non ci poteva tornare a casa, ha dovuto chiamare per forza il carattrezzi. E lui, cosa più importante, assolutamente sta bene, qualche bottarella, qualche abrasione, ma per fortuna niente di grave, stava tranquillamente, non gli facevano male i piedi, almeno oggi domani li sentirà. Che cazzo, ma che cazzo è, che cazzo è, come cazzo ha fatto? Porca puttana, porca puttana. Che ha fatto, come sta? Brecciolino? Brecciolino qua. Si è puntato, sei puntato. Ah, porca miseria, oh. Eh? Non ho mai visto una cosa così. No, incredibile. Sfiga, però assurdo, cioè mi ho messo sul furgone quell'altro, dopo manco quanto è passato, 2 minuti. Andiamo avanti al bar, fermiamoci là. Ma porca puttana, ma io mi metto di quinta con filo di gas. Allora ricominciamo, sta altro ragazzo che è cascato pure, per fortuna, che è la cosa più importante, non si è fatto niente. E passava un'ambulanza proprio mentre, dopo 2 secondi che è scivolato, quindi gli stavano dando una controllata rapidissima, ma stava bene. La moto, qualche danno, qualche carena graffiata, adesso non so se gli perdeva, queste sono le cose che poi quando fai un'uscita te la fanno prendere proprio a male male male, e cioè non c'avevo più voglia di andare a moto, vuoi soltanto tornartene a casa e sta tranquillo, perché cioè quando succede così poi dopo che fai, risali in moto e te continui a far giro. Ma davvero? Voi se volete andate. Se stava a perdere la targa! Ma l'ha ritrovata? Sì, sta qua dietro! Lo zaino! Mannaggia la miseria! Guardate là! Porco del vostro demonio, mortacci vostra, oh. Casa, casa, voglio casa. Voglio arrivare a casa e posare la moto. Quando è così è l'unica cosa da fare. Te sdrai sul divano e ti addormenti, basta. Mi metto a editare il video, guarda, preferisco. E niente ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Purtroppo non vedrete un granché di guidato, perché vabbè, è successo quel che è successo. Ma condividerò ugualmente con voi il video per farvi capire quanto belle siano le moto, ma quanto siano pericolose e quanto bisogna sempre stare con il cervello collegati anche in un'uscita innocua dove si sta giocando, scherzando, il pericolo si nasconde dietro l'angolo. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video e ciao ragazzi!